Ogni riferimento a fatti, nomi e persone è puramente casuale. Questa è un'opera di fantasia che non intende offendere in alcun modo istituzioni e forze armate di qualunque stato citato. Inoltre non intende minimamente incitare a violenza di qualunque tipo o ad attività criminali e terroristiche di ogni sorta. Atti compiuti e parole pronunciate dai personaggi non rispecchiano il pensiero dell'autore del video. Sei proprio sicuro di voler sbarcare qui, vecchio? Sì, è un posto infame, non troverai anima viva. Capitano, avete visto anche voi la mappa? Questo è l'approdo più vicino e più sicuro. Mi stringo nel mio mantello blu, combattendo contro i morsi del freddo. Mi auguro che Re Edgar mi conceda sufficienti onori se la mia impresa dovesse andare a buon fine. Anche dopo la morte di Guglielmo I d'Inghilterra e con la successione di suo figlio Guglielmo II, mi fu negata la possibilità di tornare in patria. Poche lune fa, pure lui morì e suo fratello Enrico divenne re. Sono passati 11 secoli dalla nascita di Gesù, ma soprattutto sono passati 21 anni dalla battaglia di Gerberi e nessuno dei due fratelli di Adele ha dimenticato ciò che ho fatto. Non mi sarà più permesso di tornare in Inghilterra. Ora lei è sposata con dei figli, convinta che io abbia giaciuto con lei solo per sverginare una principessa e che me ne sia andato per possederne altri. Anche dopo tutti questi anni continuo a soffrire ogni volta che ci penso. La nave ormeggia su un molo abbandonato da troppo tempo e io scendo. Vi ringrazio, capitano. Se la mia missione avrà successo, farò in modo che Re Edgar di Scozia vi ricompensi lautamente. Certo, vecchio, certo. Congelati pure le palle qui in Norvegia, ma ricordati che tra 5 giorni ce ne andremo, con o senza di te. Mi addentro nella foresta che nasce poco oltre la riva sassosa. Presto trovo un piccolo lago pieno di acqua quasi del tutto congelata. Così riempio la mia borraccia. Inevitabilmente mi specchio. Da quanto tempo i miei capelli hanno abbandonato il colore del sole per quello della luna? Da quanto tempo il mio volto liscio si è riempito di rughe? Sono davvero la stessa persona che ha combattuto la battaglia di Hastings 34 anni fa? Ormai ho 61 anni, forse non sarei neanche più in grado di sollevare la mia mazza ferrata. Se Adele mi vedesse adesso, mi riconoscerebbe? Riprendo il mio viaggio, alla ricerca della fonte dell'eterna giovinezza. Re Edgar mi ha inviato così a nord perché, secondo una mappa che un altro cavaliere aveva recuperato, qui potrò trovare una fonte di acqua argentata, bevendo dalla quale si può restare per sempre giovani. Molti sono partiti, alcuni sono tornati, ma nessuno l'ha mai trovata. Io voglio tornare con informazioni attendibili. Io, Sir Oscar Wiskar, sono stato cancellato dalla storia come compagno d'armi di Guglielmo il Conquistatore, ma vi ritornerò come lo scopritore delle fonti dell'eterna giovinezza. Continuo la mia marcia attraverso questi alberi, affondando i miei stivali nella neve. Meglio neve a terra che neve dal cielo. Non faccio neanche in tempo a pensarlo che inizia a nevicare. Provo ad avanzare, ma in poco tempo le mie vecchie ossa mi tradiscono. Pianto quindi la tenda e accendo un fuoco con la poca legna asciutta che riesco a trovare, per poi ricoprirmi di pellice. Mentre mi addormento mi sembra quasi di sentire la voce di Adele. Mio cavaliere celeste, sussurra. Il giorno dopo mi risveglio indolenzito. Non nevica più, ma al posto della neve dal cielo scende una sottile pioggerellina. Non sarà di certo questa a fermarmi, così riprendo il cammino. In poco tempo sono completamente fradicio, ma non mi fermo. Continua a piovere per quasi tutto il giorno, e quando infine cessa, il mio cuore si riempie di gioia. Finalmente quel tormento si è concluso, e lassù nel cielo vedo un meraviglioso arcobaleno con i suoi 7 colori. Rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e viola. È stupendo. È valsa davvero la pena di vivere così a lungo per vederlo. Nel poco tempo che mi resta da vivere non vedrò mai più uno spettacolo così bello. Proseguo seguendo la mia mappa ed un tratto eccola, una piccola fonte da cui sgorga dell'acqua argentata. Mi avvicino al piccolo gruppo di rocce. Secondo la mappa deve trovarsi in quell'esatto punto. Ora bisogna verificare se la mappa diceva il vero. Metto le mani a coppa, riempio la cavità dei palmi con quel liquido argenteo e bevo. Il sapore è dolcissimo, il più dolce che io abbia mai bevuto in tutta la mia vita, talmente dolce da farmi lacrimare. Poi però guardo le mie mani, le rughe non accennano a sparire. Tasto il mio viso e anche lì i solchi della vecchiaia sono rimasti. Mi specchio nella fonte, i miei capelli e la mia barba restano grigi. No, questa non deve essere la fonte dell'eterna giovinezza. Per la frustrazione colpisco i sassi, smuovo il terreno e calpesto il tutto finché il liquido argenteo non si vede più, diventando torbido e scuro. Amareggiato e deluso me ne torno verso la nave che mi aspetta. Dovrò cercare nuovi indizi per trovare la fonte e alla svelta. Ormai so di non essere più giovane, non potrò cercarla ancora per molto prima che la vecchiaia debilitante e la morte liberatrice mi raggiungano. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace. Se non ti è piaciuto, metti un non mi piace. Se vuoi lasciare un complimento o un consiglio, scrivi un commento. Entrambi sono ben accetti. Se vuoi sapere come continua la storia, iscriviti al canale e attiva la campanella. Se vuoi aiutarmi, condividi il video o la playlist e vota nel sondaggio in alto a destra. Io sono Dario Boer e per questa puntata dell'Antologia del Bifrost è tutto. Ci si vede, ciao!